Oggi ed è rascià il sito. Cioè, da quanta gente c'è, capito? Da quanti siamo oggi in live, a un certo punto bisogna che, che, che chiami Twitch, proprio, il signor Twitch, mentre siamo in live, e, e che dica: Eh, così proprio devi dire, eh? Eh? eh, così deve fare. Perché di mercoledì alle tre e mezzo, di prefestivo, così, di punto in bianco, avendolo avvisato una volta su Instagram, tra i sì e i no, proprio ci deve essere uno stonfo di persone. Ben trovati, bentornati, gruppo di recupero che si aggiorna anche per questa settimana. Svelo, Si sì, era voluta la fine de della live di ieri sera. Ho, ho fatto, tra l'altro, se vedete si vede che io a un certo punto distolgo lo sguardo perché cercavo il pulsante per chiudere capito per chiudere per chiudere era un colpo di scena finale dopo tre ore mi sono so ripre so ripreso a fatica ma siamo di nuovo qui a combattere perché oggi ci sono tanti argomenti da tirare fuori io ne ho, ne ho iniziato uno così ne, nel titolo di questa live che recita il basket italiano non si ferma ma si parla solo di Facundo e Banchero mm, perché se avete visto c'è stata questa iniziativa da parte no, della de Lega Basket in generale del Movimento pallacanestro Italiana perché il calcio si è fermato perché c'è i mondiali tipo, credo e invece il basket non si ferma, il basket non si ferma però e sono solo questi due gli argomenti che stanno tenendo banco in questo, per... come mai io due domande così me le farei ho deciso oggi di Fare alle tre e mezzo perché ho detto, ma che, che cioè, in senso? No, Quando abitano queste cose, che c'è un, un giorno di festa, che una... sperimentiamo, proviamo. Magari, capito, ci si rende conto che in realtà non lo so. Vi saluto comunque, nel frattempo. Eh, la Lega Basket dice Raffaele non ha mai proposto colpi di scena del genere, cioè troncare la live di netto. Bene, bene, bene. Vedi che c'è tutto il gruppo di recupero che si aggiorna proprio precisi, precisi per cominciare. Eh, che, che è successo? Ci sono già dei beats. Saluto e ringrazio Raffaele che ha evocato Bobanone e Marianovic per cominciare subito la live. Dice 200 beats. Ciao, io due domande. Pensi che Varese tornerà sul mercato? Per sostituire Reyes si parla di due o tre mesi di stop. Io spero in una pescata in G-League anche perché sia un roster da 11 con 6 italiani. Quindi il 6 più 6 sarebbe già servito. E poi ti aspettavi Trento così avanti in classifica? Io no, mi sta stupendo, considerando il roster corto e i tanti infortuni. PS: gli ultimi possessi offensivi e difensivi di Forrai contro Pesaro sono stati da manuale del basket. Ha, ha fatto perdere il cervello a Moretti, nel vero senso della parola, perché poi ha fatto il quinto fallo e praticamente Lì, è finita le chance di, di, di pesaro allora, questioni complesse sia per quanto riguarda Varese che per quanto riguarda Trento. Ti dico la mia. Secondo me gli infortuni, nel, nello specifico dell'Aquila Basket versante Trento, eh, sono quasi stati propedeutici. Mm, ora, può sembrare una provocazione, in parte lo è, però eh, Trento con questo fatto di alternare spagnolo e flaccadori a, 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 a giornate alterne, perché prima si è rotto uno, poi si è rotto quell'altro, poi e è riuscita fino ad ora a tirare fuori il meglio dall'uno e il meglio dall'altro una partita gliel'ha vinta Spagnolo, una gliel'ha vinta Flaccadori quando hanno giocato insieme paradossalmente è andata peggio per loro e quindi di conseguenza anche per la squadra. Quindi la soluzione definitiva è, è, è fare tipo le targhe alterne. Tanti, in chat, sono giovani, non sanno che cosa. Però, quando non c'ero neanche io, quindi, praticamente la preistoria che, che avevano appena inventato la ruota. C'era questo discorso delle targhe alterne e quindi determinati giorni della settimana e del mese potevano girare solo le macchine con le targhe pari e determinati altri giorni invece solo le macchine con le targhe dispari per ridurre l'inquinamento, anche all'epoca si parlava. E, e quindi fanno così, un giorno la targa pari di Flaccatori un giorno quella dispari di Spagnolo, non la vedo una soluzione definitiva, però per il momento diciamo che ne hanno trattato i maggiori frutti, i maggiori benefici chiaramente al di là poi perché si parla sempre di loro due ma c'è anche tutta una squadra intorno che sta comunque trovando le sue, le sue, le sue, i, i, suoi, i suoi ritmi invece per Varese l'infortunio di Reyes è capitato in un momento sia drammatico eh, da, dal punto di vista di, di quando fa capitare un infortunio del genere sia però propizio in un certo senso cioè se proprio proprio doveva capitare comunque sia ora è un momento in cui la classifica arride alla squadra di Brasi. Ora ti dico come la gestirei io. Prima di andare sul mercato, perché magari tra un po' di mesi quei soldi che Eventualmente investiresti ora quel posto in squadra che eventualmente copriresti ora con un giocatore potrebbero magari tornarti utili. Altrimenti non lo puoi sapere, il campionato è lungo, possono succedere tante cose. Io forse prima di intervenire sul mercato sfrutterei il fatto di non avere una classifica particolarmente asfissiante nel senso che Varese ora è più in alto rispetto a dove pensava di essere per cui se anche nel frattempo che ritrova un attimo la quadra si dovesse giocare una o due sconfitte in più che non sarebbero arrivate con Reyes non sarebbe la fine del mondo e questa cosa ti potrebbe tornare utile poi, però come la gestisci operativamente l'assenza di un giocatore che non era neanche lui un 4 ma era la cosa che più gli assomigliava a un 4 all'interno di questa squadra secondo me ci sono due strade la prima strada è spostare quasi definitivamente quasi in pianta stabile Jaron Johnson da 4 tanto comunque lo cazzottano anche ora fuori dall'area quindi tanto vale che vada dentro e proprio sia wrestling al 100% no? e, e secondo me sarebbe l'opzione migliore quantomeno da sperimentare per la maggior parte dei minuti per vedere come va potrebbe anche andare meglio perché secondo me Jaron Johnson paradossalmente in, in, in questi Situazioni potrebbe rendere anche meglio eh, oppure una, una strada un po' più avveniristica, se vogliamo, che a me interesserebbe molto sperimentare, ma che se ho capito un, un tantino quanto è niente, come ragiona Brasi. Secondo me, a lui non gliene può fregare di meno. Sarebbe quella di testare inizialmente per qualche minuto e poi eventualmente vediamo se funziona Caruso da 5 e Owens da 4. Owens non è un 4, ma tanto non, non ci sono i 4 in questa squadra. Owens è molto rapido, comunque molto verticale. Potrebbe dare anche un, un mi, minimo, 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 minimo di perimetralità nel ruolo. Si potrebbe testare qualche minuto. Io mi giocherei una trentina di minuti di Jaron Johnson e poi il resto a fasi alterne, magari Owens, Ferrero, qualche minuto così, random. Chiaramente è una soluzione tampone, due o tre mesi so tanti, però magari prima di agire sul mercato potresti vagliare queste due o tre possibilità e capire meglio che tipo di giocatore ti potrebbe servire per... Oppure la strada è, non si è preso un 4 d'estate, si sfrutta l'occasione e si piglia ora i 4. Però ecco, la, la classifica aiuta in questo senso a muoversi sul mercato perché tutto sommato lo puoi fare senza troppi fatemi d'animo. Questa un po', un po' la situazione. Eh, poi c'erano degli abbonamenti. E sai, l'ho visti mentre io ragionavo, ho visto passare Mefiondu e, 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 e c'era Riki Dex. Che saluto e ringrazio. Ventiduesimo mese dice che stanchezza vedere la pubblicità durante un discorso di Edo. Per tutti i riferimenti logici che fai, e già è complicato stare dietro ai miei ragionamenti. Che alle volte inseriscono a, al suo interno dei, dei, dei no? cose che magari uno poi se becchi anche. Eh, mi, mi rendo conto che mi, mi, dispiace. mi dispiace. Cosa posso fare? Abbonati al canale, dice Ricky Dex con Amazon Prime. È gratuito. Questo messaggio è approvato da Edo e dal suo marketing manager di fiducia comunque già parlato delle voci di Campasso in Europa, allora intanto lo ringrazio doppiamente anche per tutto il lavoro più o meno occulto di sponsorizzazione marketing che è sempre, sapete, particolarmente essenziale qui sul canale Facundo. Io l'ho nominato nel titolo eh, e, e poi non ho, non ho volutamente mh, e, e, espanso l'argomento perché sapevo che poi sarebbero stati due punti da trattare sicuramente da parte vostra durante la live. Provo, provo vado, vado nel tentativo di fare una ricostruzione. Verosim che io reputo verosimile della vicenda, va bene? Non sappiamo realmente com'è andata, come sta andando, perché è ancora in corso di evoluzione. Probabilmente non lo sapremo mai, o magari tra 10 anni, tra 15 anni, quando Facundo si sarà ritirato in un'intervista di un giornalaccio spagnolo di quelli, proprio, eh, dirà, eh, que eh, vi racconto di quella volta che fui vicino a firmare quell'Olimpia a Milano. Ecco, magari lo sapremo in quel momento lì. Però, in base alle informazioni che sono circolate, in base ai rumors, in base a... Eh, vi dico quella che secondo me può essere una ricostruzione attendibile della situazione. Non ho certezze al riguardo, ma ci provo. Nel momento in cui Dallas l'ha tagliato, chiaramente lo sguardo di Facundo si è rivolto verso l'Europa. O meglio, l'Europa ha rivolto il suo sguardo nei confronti di Facundo. Quella fuga di notizie che ci fu l'altra sera, secondo la quale si era vicini a una firma con l'Olimpia Milano, secondo me, è stata veritiera. Nel senso che, secondo me, Milano quell'offerta l'ha fatta e probabilmente questa è una mia ricostruzione, a Fahundo gli sarebbe anche andata bene dal punto di vista economico finanziario, dal punto di vista anche dell'esperienza di vita, comunque giocare in un campionato come quello italiano dove non aveva mai giocato, un paese come l'Italia che attira sempre giocatori stranieri anche solo per essere l'Italia, un allenatore come Messina, una squadra, insomma, secondo me ci s'era e da lì il rumor e l'uscita di notizie. Il problema, secondo me, sempre, è stato sulla durata dell'accordo, perché chiaramente l'Olimpia, così come tante altre squadre in Europa, non aveva intenzione di svenarsi per pigliare un giocatore buono, buonissimo, ma per qualche mese e poi perderlo a fine stagione. Viceversa, Faundo aveva già più o meno espresso la propria volontà di tornare al Real l'anno prossimo. Dice perché? No, quest'anno fin da subito, per due motivi, pare. Il primo perché, comunque, il eh, Real, ora come ora, il posto in squadra no, non ce l'aveva, lo trovi per Facundo Campasso, lo trovi, però no, non, ce, non, non è che proprio, eh, cioè, faceva più comodo a Milano, per dire. E il secondo perché, dal punto di vista della fiscalità spagnola, pare che se Facundo firmasse ora a Real Madrid dovrebbe dare uno stonfo di sordi, ma tipo il 45% dello stipendio, uno, uno, proprio uno stonfo di sordi a, allo Stato, va bene? E non c'ha di per niente voglia. Questo è un po' la, 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 che, che è successo? Ah, la ricostruzione, capito che, che, che posso, posso... Io non, non mi intendo di fiscalità spagnola e non capisco niente neanche di quella italiana, figuriamoci in quella spagnola. Invece firmando a... Settembre, ottobre, insomma, per il prossimo anno parte di questi sordi li risparmierebbe. Quindi l'intenzione sarebbe quella di giocare qualche mese fuori e poi tornare. E qui è saltato il banco, secondo me, che non è la Dinamo in questo caso, ma è l'accordo con l'Olimpia Milano. Andrà alla Stella Rossa probabilmente a questo punto, nonostante tutti i problemi che si vanno dicendo riguardo il, il mercato della Stella Rossa e i sordi e tutto il resto. Probabilmente, però, però, di sicuro è stata un po' una, una, una doccia fredda per i tifosi dell'Olimpia perché poteva, aveva le sembianze del giocatore che poteva salvare un attimo la situazione. Poi era tutto da verificare, però poteva sembrare que questa è. La ricostruzione che faccio io, ripeto, non so se è veramente andata così. L'unica cosa che so è che c'è un, un, un riflesso allucinante alle tre e mezzo. Vedi, vedi che io non me lo immaginavo. Invece, alle tre e mezzo c'è il riflesso. Questo è il discorso sulla, sulla maglietta. Bene. E poi andiamo avanti. C'erano degli altri abbonamenti che proviamo a recuperare. C'era Davi Mats 18 che si è abbonato quindicesimo mese. Lo saluto, lo ringrazio. Dice: Ciao vedo che ne pensi della risposta di Brescia all'infortunio di, di Petrucelli. Certo, la prima è fisiologica, ma si è finalmente vista la voglia di difendere. Grazie anche alle rotazioni accorciate. e Quindi maggiori responsabilità, penso a quelle offensive di Massimburg, si è visto che razza di giocatore sia. Sembra essere già stato preso Nicolic. So che non è sostenibile a lungo andare, ma io avrei cercato di resistere con le rotazioni corte per prendere qualcuno di migliore più avanti. Io sono abbastanza d'accordo, anche perché non si parla solo di Nicolic in uscita dalla dinamo, ma anche di Taylor o comunque di un altro giocatore. E secondo me è, è un po' un rischio continuare a mettere legna, cioè nel senso. Si era visto con, con l'assenza di Petrucelli e Copen che piano piano i giocatori cominciavano anche a venire fuori, cominciavano anche a trovare... No? Ora inserisci due elementi nuovi, comunque validi, perché si parla di due buoni giocatori al di là di tutto, però devi rifare tutto da capo dal punto di vista della chimica, dell'organizzazione della squadra e soprattutto torni a panchinare qualcuno, gioco forza, perché non è che puoi giocare in 18 giocatori anche avendo il doppio impegno. e tutto il resto quindi sinceramente anch'io avrei aspettato o magari ne pigliavi uno insomma nel senso no eh, però la direzione quest'anno di brescia in entrambi i reparti sia sotto canestro che sul perimetro è quella dell'abbondanza sapete che non è la mia direzione preferita però quantomeno bisogna riconoscere coerenza in questo no eh, que quello cercavano d'estate e quello continuano a cercare anche con gli infortuni che so capitati Vediamo, diamogli, diamogli tempo per lavorare, vediamo l'inserimento dei nuovi, capiamo anche che tipo di accordo viene fatto con i nuovi. Qualche mese a gettone prolungabile per la stagione, direttamente per la stagione. Già da lì, secondo me, qualche, qualche cosa si comincia a capire sulle idee che, che hanno nello, nello staff, no? E no, no? Non lo so, non lo so, ecco, è una situazione che convince poco anche me, avrei aspettato anch'io, mettiamola così quanto meno un po' come varese, no? Perché riuscivi a capire meglio visto che ormai è abbastanza chiaro e palese della valle ti è capitato e quindi l'ha inserito e la squadra si è dovuta adattare. Avevi questa possibilità gioco forza anche di vedere un pochino meglio come gestire i giocatori, capire che cosa avevi tra le mani e cosa invece ti mancava. Invece hanno preferito agire subito anche perché nel caso di Brescia, al contrario di Varese, la classifica in base alle aspettative che c'erano sulla stagione non è che proprio sia così troppissimo florida, eh? per cui magari lo capisco un po' di più. Però avrei aspettato anch'io, sono sincero. Poi c'erano degli altri abbonamenti. C'erano degli altri abbonamenti tra cui Matthew Matt, che saluto e ringrazio secondo mese, dice... Ciao vedo, eh, dici sempre che le persone che seguono i live NBA hanno dei problemi, ma mai quanto quelle che seguono quelle LBA. Noi invece che, che le recuperiamo entrambe su YouTube, come siamo messi? Comunque grazie, ascolto sempre le tue live, mentre mi alleno a casa e mi aiuta tantissimo a mantenere la costanza. Sono contento, questo ci mancava. Ora io mi, mi, dovrò, mi dovrò fare un elenco di ma com'è possibile che io abbia addosso tutti questi peli di gatto, nonostante io, prima di venire in live e di fare i video, tutte le volte mi passi con quella spatolina dell'Ikea che, che raccatta i peli? Com'è possibile questa cosa? Non lo so. Vabbè, comunque, dicevo, farò una lista. Di tutte le attività che vengono svolte dalla gente mentre. Che abbiamo gente che, che fa le pulizie, gente che porta a spasso i cani, gente che va in palestra, gente che è al lavoro, gente che è in traffico. Gente. Mi piace sta cosa. È proprio una di quelle cose che mi fa, capito? E mi fa community, sono, sono molto contento. Quelli che le recuperano su YouTube sono, devono, secondo me, sentirsi parte importante del sostentamento del canale tanto quanto o comunque insomma rispetto a quelli che le se... quindi avete tutto il mio, il mio ringraziamento a prescindere, a prescindere da tutto poi certo se uno dovesse anche capitare in live su, su twitch alle 3 e mezzo di mercoledì prefestivo per parlare di lba e allora lì proprio l'ultimo stadio della malattia eh, capito quindi lì si, oggi siamo proprio tra pochi proprio pochi eletti che sanno che ormai il loro destino dal punto di vista cestistico è segnato e quindi siamo qui e questo è la cosa bene poi c'era Nappa Che se era abbonato... Micarba come nickname... Che se era abbonato primo mese... Direbbe qui Twitch... Se, se non ha sbagliato i conti... Hai solito contare fino a uno... È semplice... Ma Twitch può sempre avere delle... No, non sai mai come... Quindi nel caso comunque sia fosse vero... Benvenuto... Grazie... Grazie... Grazie mille... E poi... E poi c'erano anche... degli altri abbonamenti... Tra cui... Petrucciofobo... Che è un neologismo coniato... Di recente dall'Accademia della Crusca per evidenziare quelle persone affette da pa particolare miscredenza nei confronti della dirigenza della pallacanestro italiana ai massimi livelli. Eh, grazie che sei abbonato Nel frattempo quarto mese però mi sa che hai cambiato nickname perché sennò penso che me lo sarei ricordato dice ciao a tutti purtroppo alla fine Menetti è stato esonerato mi accodo al reggiano professionale sul fatto che lo si è voluto solo in memoria dei vecchi tempi adesso ci aspetta il CAIA serbo allora questione reggio emilia molto complicata molto complicata io lo sapete perché se ne è parlato tanto in estate non sono stato critico nei confronti della scelta estiva di Menetti, anzi, cioè, secondo me era un'idea per poter dare, cioè il Menetti bis in questo senso, poteva dare un po' di stabilità. A una panchina che, e ha una squadra che viceversa negli ultimi anni è stata un po' turbolenta: cioè ogni voino c'è stato da, da rifondare tutto da zero. Sulla scia della conferma di alcuni giocatori importanti, anche storici come Cinciarini, anche Hopkins, dalla passata stagione, eh, ci poteva, secondo me ci poteva stare. E vi dirò di più. Secondo me, Menetti paga degli errori che sono in parte suoi, ma in parte anche non suoi. Nel senso che, secondo me, il problema di questa squadra, avendola vista giocare un bel po' di volte a questo punto, sta proprio nella costruzione della squadra. Io non credo che se anche al, al posto di Menetti fosse arrivato ora Red Auerbach sarebbe riuscito a far giocare questo gruppo qui. Perché ci sono delle lacune, secondo me, evidenti, ci sono delle mancanze, secondo me, importanti. Ripeto, avendoli visti giocare. Al di là di questo, eh, chiaramente Menetti è uno di quelli che l'ha scelto, per cui parte delle colpe ce l'ha. Al di là di tutto, cioè non è che sto salvando Menetti in toto, anzi, l'avete visto anche nei pagellone spesso. e eh. Comunque, al di là di questo, Sakota. Ora, io non mi voglio basare su, sulla la precedente esperienza italiana di Sakota, babbo. Perché sarebbe ingeneroso, secondo me. Intanto perché è durata pochissimo, per chi se la ricorda. E poi perché è tipo... Ma io non mi vorrei sbagliare, ma secondo me è buoni 15 anni fa. Per cui cioè, sai quanto cambia un, un, un allenatore, ma una persona, anche in 15 anni, no? Per cui la carriera europea che ha avuto è stata non una roba trascendentale, ma comunque... Di buon livello, per cui il beneficio del dubbio glielo voglio dare. Ma se mi dovessi basare esclusivamente su quello che vidi ai tempi, alla Fortitudo. Ma cioè, ma boh, eh. Que questo è un po' il mio commento tecnico, quindi speriamo che nel frattempo, in questi 15 anni, dove io ho seguito più che altro i risultati che eh, ha avuto, ma non ho avuto modo di vedere assiduamente le squadre che ha messo in campo e tutto il resto. Qualche cosa sia cambiata. Vi dico come io mi muoverei dal punto di vista del roster per sistemare un attimo la situazione, visto che siamo entrati nella questione Reggio. Secondo me c'è una cosa da fare in maniera imprescindibile e inderogabile: va fatta subito e prima possibile e bene. Ce n'è una comunque, secondo me, altrettanto importante da fare, e poi ce n'è una terza opzionale che, però, secondo me, non bastano i sorti. La prima cosa imprescindibile, inderogabile da fare subito e bene, è prendere un play guardia che abbia tanti punti nelle mani, ma io mi viene in mente, ora al di là dell'età, ma per tipo di impatto che potrebbe avere sulla squadra, mi viene in mente il tipo di impatto che ebbe a suo tempo Botryt right a capo d'Orlando. Cioè uno che arriva anche quasi dal nulla, e che però ti svolta la stagione a livello offensivo perché è un realizzatore d'elite e che in quel ruolo lì dove manca un giocatore ti dà proprio in uscita dalla panchina, stando però in campo comunque tanto, cioè 30 minuti dalla panchina, io gli direi: ti dà. Quasi 20 di media o giù di lì deve essere un po' il punto di riferimento offensivo che a questa squadra manca. E io per fargli posto, saluterei Anim perché va ba anche basta. Anim anche basta, va bene? Dopodiché io accorcerei la rotazione ai massimi livelli, dando però più spazio rispetto alla gestione precedente, quindi a quella di Menetti, a Strautins e a Diouf. Io mi giocherei una rotazione a 8 con. Hopkins e eh, Ruvers, lunghi titolari. Ruvers, secondo me, è stato il miglior acquisto fino ad ora di quello che si è visto per Reggio Emilia. Oli Vitali e Cinciarini, titolari, dalla panchina, rotazione a tre con il play guardia nuovo da scegliere da trovare. Strautins e Diuff, con tanti saluti a Burri, a Nazze, e tutti quell'altri eventualmente inseriti in mezzo. Se poi ci fosse anche dei sordi aggiuntivi per poter investire, allora anche un lungo farebbe comodo. Però è opzionale, nel senso che ci sono altre priorità. E, e, e vorrei un giocatore veramente buono, play guardia, punti nelle mani. Quindi, se c'è da mettere un po' più di sordi, li metterei lì. Questo è quello che farei io. Conoscendo un minimo Sakota, penso che farà esattamente l'opposto cioè allungherà il più possibile le rotazioni, piglierà qualche giocatore di, di, di matrice slava o giù di lì che magari conosce lui, e, ma vediamo, ma sicuramente avrà ragione lui, sicuramente, però questa è un po' la, la questione, il discorso come lo vedo io, e poi, poi c'erano degli altri abbonamenti e poi si passa ai bits. Aspetta, eh, ma sono in linea, sì, sono in linea. Eh, Poc Git si è abbonato nel frattempo. Lo saluto, lo ringrazio. Qui direbbe lui pure primo mese, quindi nel caso benvenuto. Questo è il gruppo di recupero, un insieme di persone. Evidentemente uno dei problemi è che si ritrovano di solito il giovedì alle 6:30, e mezzo questa settimana, il mercoledì alle 3:30 e mezzo e parlano di come vorrebbero che il mondo andasse se ci fosse una giustizia nella pallacanestro italiana. Ma evidentemente non è così. E di solito gli sono ai telefono queste persone, mentre sono in live, soprattutto a me. Poi c'era. Abbastanza appassionato, nono mese. Lo saluto, lo ringrazio. Dice Ciao. Si parla tanto male di Milano in Eurolega, ma alla fine della fiera i playoff sono a poche partite. Oltre a questo, la Virtus ha solamente una vittoria in più, ma siamo tutti tranquilli. Partite buttate e troppa inesperienza. Che ne pensi? E eh, allora, allora, non è una riflessione troppo sbagliata. Secondo me si, si, mh, si parte molto dai presupposti quando si giudicano i, i percorsi europei di Virtus e Olimpia. Nel senso che, al di là di quello che può essere il roster attuale, eh, la Virtus viene considerata comunque in Europa... Non è che viene considerata, lo è esordiente con questo progetto, no? E quindi, in quanto tale... Tutto quello che non è perderle tutte, comunque sia, non dico che vada bene, ma comunque gli dai delle attenuanti che magari non dai a Milano. Perché il progetto va avanti da un po'. Perché quest'anno, più o meno dichiaratamente, l'obiettivo erano le Final Eight. Potrebbero esserlo ancora in teoria, chiaramente la strada si è un po' complicata. E soprattutto perché, però, secondo me, questa è la vera di di discrepanza tra le due situazioni: nella Virtus eh, ci sono giocatori che stanno rendendo più o meno bene secondo le aspettative che c'erano ognuno su di sé. Però non c'è nessuno che proprio dici questo è stato proprio un acquisto buttato via. Magari ci sono dei giocatori che ancora devono capire bene dove sono finiti, che ancora devono capire bene quando è che devono giocare, perché poi lì c'è quella cosa che uno gioca in un posto sì, un po' in una parte no, è un macello, però in generale più o meno no? uno da bocciare in tronco secondo me no, non c'è nella Virtus fino ad ora. Discorso è un po' diverso per Milano, perché Thomas difficilmente è salvabile, secondo me per problemi proprio tecnici di, di posizione in campo, nel senso che lo vogliano far giocare in un, in un ruolo che non è il suo, ma ripeto, se l'ha scelto Messina per giocare lì, eh, non è che io possa andare a insegnare a fare la canestra a Messina, mi limito a constatare quello che vedo, eh, tutto lì. E, e poi, per esempio, Pangos, che invece gioca nel suo ruolo, per ora è molto al di sotto delle aspettative che c'erano su di lui. Quindi questo ai aiuta, agevola, fomenta le critiche in un certo senso. Anche gli infortuni sono stati belli, tremendi. Però, di nuovo... Si può dare tutta la colpa all'infortunio di Shevon Shields? Sì, se ci fosse stato Shields sicuramente tutto sarebbe andato meglio e le cose sarebbero funzionate molto meglio. Però se una squadra come l'Olimpia, con i soldi dell'Olimpia e con gli obiettivi dell'Olimpia, si fa fermare completamente dall'infortunio di un giocatore, per quanto importante per quanto fondamentale, vuol dire... Che nella costruzione qualche cosa è stata un po' sbagliata. Ora come ora a livello offensivo, senza Shawn Shields e, e in particolare anche senza Fangos, c'è un giocatore che può creare dal palleggio e, e, e è Metro Long. E è poco, onestamente, poco. C'hai dei buonissimi finalizzatori, Brandon Davis, Billy Baron, eh, però li devi rifornire di palloni e manca qualcuno che crei un attimo dal palleggio. Poi c'è un'altra cosa. Che è, secondo me è interessante. Però non so se dirvela perché mh, mi farei ulteriori nemici. Quindi aspetto: eh, aspet magari me la tengo. Facciamo sbollentare un po' i nemici che mi sono fatto fino a questo momento. E poi magari la recuperiamo dopo. Eh, poi, poi, poi c'erano degli altri abbonamenti. Allora aspetta: eh, dove si era arrivati? Ok, abbastanza appassionato se faceva ora C'era Bale 164 che saluto e ringrazio Secondo mese dice Ciao Ido, che ne pensi di Brindisi contro la Reira? Abbiamo avuto una bella reazione dopo la sconfitta di Coppa Tutto questo senza Bowman Secondo te cosa manca per poter competere per qualcosa di importante Manca un giocatore di personalità Questo doveva essere in teoria sulla carta Bowman e da lì nascevano le mie perplessità sul rientro di Di Angelo Harrison, perché due galli nello stesso pollaio, a meno che non siano Danilo e Vittorio, difficilmente possono coesistere in questo senso. Paradossalmente, il fatto che Bowman si sia rivelato così inconcludente fino ad ora, dal punto di vista della personalità, sto parlando. Potrebbe addirittura tornare comodo al rientro di Diangelo Harrison perché a quel punto dichiaratamente, secondo me, la squadra sarebbe di Harrison da un punto di vista di carisma, da un punto di vista di leadership. Vediamo, cioè potrebbe paradossalmente rivelarsi anche una cosa positiva, però insomma ci stiamo un po' ricamando sopra. Prima vediamolo tornare, cerchiamo di capire e poi traiamo delle conclusioni. Secondo me manca quello. E soprattutto dal punto di vista invece tecnico, e vedo alcuni giocatori in una discreta involuzione a livello personale, tra cui Nick Perkins. È bastato inserire un Jordan Baillet dalla panchina, quindi un giocatore che possa esistere, perché l'anno scorso le riserve di Perkins fondamentalmente non potevano stare in campo, per demolire qualsiasi tipo di certezza aveva uno dei migliori giocatori della passata stagione? Mi sembra un po', un po poco come, come scusa. Secondo me andrebbe rifornito anche un pochino meglio di palloni. Io vedo che per, tanti, per larghi tratti di minuti non vede palla in attacco e questo porta poi, nel momento in cui gli viene data, a delle forzature, perché a quel punto appena riceve palla dice «Io so tre minuti e fa in su e in giù per il campo e non ho visto un pallone, ora tiro, anche se sto marcato, raddoppiato, chiuso e, 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 e finisce male». Quindi questa è un po' la, la situazione che, che ho visto, ho visto, ho visto io. Ehm, poi... Dove si era arrivati? Raffaele, intanto aveva regalato no uno, ma due, credo. Non so perché me l'ha messi separati. però uno e uno, per cui due abbonamenti. Lo risaluto e lo ringrazio di cuore. Tra l'altro, vedo grazie per lo stonfo di like sulla fanpage, quindi vedo che c'è stato movimento anche sulla fanpage, che colgo l'occasione per rinominare. E ringraziare per tutto il lavoro che fanno. Ehm, e poi c'era. Sono su Twitch, so, ah, fan page su Instagram. Eh? Lo dico sempre, se no. Sono su Twitch solo per Edo, settimo mese. E adinolfo, ventiduesimo mese. Tutti e due si sono abbonati, li saluto, li ringrazio di cuore. Mi sembra che non ci siano messaggi allegati. Però, sai, Twitch va presa un po' le pinze di questo periodo. Quindi non è che proprio ne, ne dubbio per ora per ora, grazie. Tra l'altro, ehm, ho dato per scontato perché ormai l'abbiamo vista anche ieri. Ma mi sono scordato di dire a chi l'avesse vista solo oggi per la prima volta: vi garba il nuovo sfondo dello studio? A me mi garba. Detta proprio con la MMI che non si dice tanto mi ricorda molto i bei vecchi tempi del canale. Prossimamente arriverà anche la nuova seggiola e mm, forse modificheremo qualche cosa sulle luci perché un, un, si vede poco la, 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 no? la serigrafia che c'è dietro che è bella, insomma, ha un suo perché anche quella. Poi magari se ne parla e, poi. C'era anche Sugar 3F che si era abbonato, nono mese ha completato la gravidanza, lo saluto, lo ringrazio, dice buonasera Edo, nove mesi gravidanza completa, vedi pallone color e color niente, color e niente perché qui ancora non è arrivato niente, io non so se anche a voi vi è capitato, eh, io avevo tra, tra me e Camilla si era comprato uno stonfo di cose qui durante il Black Friday, tutta roba che costava poco perché non si uno per fa due però tante cose, cioè numericamente tante cose, va bene, di poco valore. Mezze non sono arrivate, hanno fatto un macello incredibile con queste spedizioni e consegne. Secondo me Pay Black Friday si è proprio riportato l'internet in mondo e quindi hanno fatto casino con le consegne. Eh, la cosa più tremenda, vi racconto questa, hanno perso un ordine che avevamo fatto dove dentro c'erano i crocchini dei gatti che sono due giorni e vengono tenuti a stecchetto. Perché si sta finendo i crocchini e quindi sono di molto nervosi. Tra l'altro essendo anche due bestie belle, no, io comincio quasi a avere paura la notte e andare a letto. Perché secondo me questi due stanno tramando qualche cosa alle mie spalle per farci fuori durante il sonno, capito? Uno dice: Vabbè, ma c'è bisogno di oggi, potresti andare alla hoppe e, e comprare i crocchini No, no, perché se te, te pensi, se vai alla hoppe e gli compri i crocchini quelli, quelli della hoppe. Insomma, quelli costano poco, tanto per capirsi, questi stanno male, gli fa male la pancia, gli effetti indesiderati vari, capito? Quindi devi comprare quelli che costano l'occhio e, e, e che non si trovano, si trovano solo su internet. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ehm, dove si era arrivati in tutto? Perché si parlava di tutto questo? Non lo so. Comunque Sugar3F diceva per la mia Virtus inizia un mese di dicembre intenso soprattutto in Eurolega per provare a entrare in zona playoff speriamo che Schengelia non si fermi più per ora sono due giocate un po' pochine e eh, purtroppo c'è sempre questa cosa che a me mi fa, mi, mi fa male il cuore Io tutte le volte che vedo la, la, la Virtus mi, 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 mi dispiace perché secondo me questa dovrebbe essere la e lo è però e poi in realtà pratico non lo è quasi mai ma dovrebbe essere la squadra di Teodosic e Schengelia cioè, loro due sono i due giocatori che veramente spiccano su un livello medio di squadra che è altissimo. Loro comunque spiccano oltre, va bene. E però vengono talmente tanto centellinati per tutte le problematiche fisiche che hanno. Quando giocano, lo vedi che fanno la differenza quasi sempre. Però non giocano quasi mai. E quindi è chiaro che la squadra è, ne, ne risente, nel senso che è, è una squadra un po' azzoppata, in questo senso. Mi dispiace. Eh, spero che nella seconda parte di stagione possa effettivamente diventare la Virtus di Schengel e Teodosic. Perché in quel caso lì non ti voglio dire che anche le ambizioni europee pigliano tutta un'altra strada, ma anche sì, secondo me, anche sì. Poi ora si legge di, di un interesse per il mercato dei lunghi, vediamo, la Virtus negli ultimi anni ormai ci ha abituato che difficilmente piglia un giocatore tanto per, cioè quando va sul mercato di solito torna con un colpo di quelli che da prima pagina. Per cui entrare sul mercato dei lunghi a stagione in corso eh, vuol dire che hai no, la voglia di, di pigliare uno di quelli che, boh, Vediamo, vediamo, è uno dei movimenti di mercato che aspetto più con ansia in questo, in questo senso. Poi, 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 sono finiti gli abbonamenti, quindi si vuole ripartire dai bits. Eh, eh, fa facile. Eh aspetta eh allora i bits i bits eccoli qua Gabriele Orange Blue 85 100 bits lo saluto lo ringrazio dice ciao Edo amo questo orario così non devo stare sveglio di notte per seguirti live sono sette ore avanti già è vero perché me l'avevi detto però io non mi ricordo da che parte di mondo eri e quindi da che parte di, di, di cioè da che orario è ora da te interessante questa cosa perché sai ormai siamo io me ne stupisco tutte le volte ma c'è gente da tutto il mondo che, che si gente con dei problemi da tutto il mondo che si collega capito questa cosa mi rende particolarmente orgoglioso al di là di tutto eh, ti volevo chiedere che ne pensi dei giovani italiani all'estero eh, aspetta eh, c'erano 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 credo dell'altro no, spero che non siano dell'altro biz per pe chiudere il nel caso grazie se dovesse essere Me è partito il messaggio volevo dire che ne pensi del rendimento deludente di Ohehe Procida e forse dimentico qualche altro giovane all'estero. Allora le esperienze anche passate che abbiamo avuto dei polonari, dei fontecchi, eh, dei, dei flaccadori, eh, dei, dei giovani che sono andati all'estero, ci insegnano che all'inizio è particolarmente complicata di solito la situazione, perché non solo umanamente ti ritrovi in, in un posto dove non sei mai stato e quindi il cambio di vita, perdi i tuoi riferimenti, Amicizie, genitori, si parla di ragazzi anche giovani, per cui è ancora più difficile. No? Ma anche dal punto di vista proprio del rendimento effettivo, eh, lì sei uno straniero a tutti gli effetti, e quindi ci si aspetta un rendimento in linea con gli standard degli stranieri, e diventa più. Difficile. È per questo che se ne esci vivo nel senso se riesci a trovare la tua collocazione all'interno della squadra, di solito cresci molto di più un anno all'estero che non stare a fare tre anni in Italia magari, no? E tutti quelli che sono andati all'estero di solito quando sono tornati erano più forti, a prescindere qualcuno ha avuto successo all'estero, tipo Polonara, tipo Fontecchio, qualcuno ha avuto meno successo, tipo Flaccadori, anche Vitali, insomma, non è che... Però tutti sono tornati migliori, per cui secondo me è comunque un positiva al di là di là, a me mi dispiace perché io gente di tipo procida l'avrei voluta vedere il nostro campionato e secondo me lo sapete procida l'anno scorso ha buttato completamente una stagione purtroppo però eh, sicuramente gli tornerà utile a questa a, a prescindere da come per ora non sta andando benissimo parliamo si proprio molto chiaramente però almeno fino a natale io tendo a non giudicare mai perché secondo me è un periodo di adattamento che, 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 cioè, proprio fisiologico, gli va dato. Per cui riparliamone verso Carnevale, eh? vediamo com'è andata fino ad ora e, e poi si comincia a trarre delle conclusioni. Però, insomma, si parla di gente che talento ce n'ha, a prescindere da tutto, quindi alle brutte, no, sanno che comunque un ritorno in Italia è sempre possibile e una squadra la trovi sempre, è un bel paracadute, eh, al di là di, di, di tutto quello che si vuole dire. Poi, poi, poi c'era anche Davide TS che si era abbonato nel frattempo, undicesimo mese. Lo saluto, lo ringrazio, dice: Ciao, vedo Trieste, è un fuoco di paglia dovuto più alle difficoltà degli avversari? Oppure vedi una crescita consolidata sul lungo periodo? Secondo me ci sono state almeno tre cose positive per Trieste negli ultimi, nelle ultime settimane. La prima è il rientro di Lever che ha dato un pochino di profondità anche al reparto dei Lunghi che prima gioco forza non c'era. La seconda l'acquisto di Ruzier che ha portato un po' d'esperienza, esperienza, ha tranquillizzato un attimino gli animi. La terza l'incoronazione da parte dello staff tecnico di Bartley come leader offensivo del gruppo. Anche a discapito di Frank Gaines. Tutto questo è servito per trovare una quadra alla situazione. I limiti del gruppo restano perché Spencer non è proprio Ahimola Johan, perché Gaines è, è, gioca fuori ruolo e fuori contesto, secondo me, perché Corey Davis non è un fenomeno a fare il playmaker. Quindi i limiti restano, però io sono ottimista. Nel senso che mi sembra che stiano lavorando bene anche dal punto di vista della gestione, a differenza di altre squadre che magari condividono la stessa posizione in classifica. Mi sembra che Trieste stia lavorando bene. Per cui, secondo me, non, è, non sarà un fuoco di paglia. C'è probabilmente ancora qualcosa da sistemare, però non sarà un fuoco di paglia. E occhio a Bartley, perché Bartley non è uno che fa canestro e basta. Non è uno che tira bene e basta. Non è uno che c'ha fisico e basta. Vede la Falla, can legge la Falla. Can secondo me Bartley, il prossimo anno è in una big, italiana, straniera, non lo so, dipende dai contesti, ma secondo me Bartley il prossimo anno è in una, in una big. Spero che sia il prossimo anno, cioè che non venga scippato a Trieste a suon di dollari. Perché a volte succede anche questo quando peschi un giocatore buono, forse troppo buono per gli standard. no? In Italia purtroppo succede, succede anche questo. Poi eh, C'erano degli altri bits che quindi proviamo a recuperare. Aspetta, eh, aspetta. Eh, eccola qua Tommaso CG 100 bits lo saluto lo ringrazio dice ciao vedo sempre Reggiano professionale che parla e sempre fai benissimo a ricordarlo perché io tu, puntualmente tutte le volte appena lo dici cioè appena lo scrivi dico eh, eh, vedi ma appena leggo proprio zero per me, per me quest'anno Menetti ha avuto senza dubbio le sue colpe ma è stato anche molto sfortunato il suo ciclo era ampiamente finito ma hanno voluto richiamarlo a tutti i costi e poi ci sono problemi strutturali di squadra enormi non è arrivata eh, cosa non è arrivata? Perché si è interrotto il messaggio? Vediamo se lo riesco a recuperare da quassù. Eh. eh, eh. Ecco, l'invio ha colpito ancora. Dicevo, Robertson non era una hombo e quando è andato via non l'hanno mai rimpiazzato, grazie al solito immobilismo. In difesa paghiamo una scarsissima mobilità dei lunghi. Per me, la principale colpa per questa stagione deludente ricade assolutamente sulla società. Detto questo, vediamo il buon Dragon Shakota cosa potrà fare. Un saluto e grazie ancora per la pazienza. Io con Twitch non ci vado molto d'accordo. ma ehm, ultimamente siamo in pochi a andarci poco d'accordo perché non è che proprio stia andando tutto benissimo. Io volevo segnalare questa cosa a Twitch che proprio funzioni proprio tutto a pennello, eh, tanto pe però, vabbè, questo è un altro discorso. Sì, allora, in parte si è parlato anche prima, la squadra non è stata costruita bene, al che uno dice, sì, però la squadra è stata costruita dalla società, ma in accordo con l'allenatore, quindi non è che uno può dire, Menetti non ha colpe perché la squadra è stata costruita male, l'ha voluta anche lui, per cui le sue colpe ce l'ha. Io... Non so tantissimo d'accordo quando spesso si dice, si legge, il ciclo di Menetti era finito. È vero, quel ciclo lì era finito. L'obiettivo però, secondo me, era un altro, cioè era quello di aprirne uno nuovo. L'acquisto, la la il ritorno di Menetti non era stato fatto per dire chiudiamo il discorso, facciamogli fare un'altra stagione. Era stato fatto per iniziare magari un, pro un nuovo progetto pluriennale con Menetti. E sicuramente sarebbe andata a migliorare la situazione, perché si è sempre detto: Menetti ha bisogno di un po' di tempo. Tutte le squadre che gli hanno dato fiducia per più anni. Il secondo è stato meglio del primo, il terzo è stato meglio del secondo e sempre meglio, no? Però è chiaro che ora la squadra era proprio piatta, cioè non rispondeva più agli stimoli per cui qualcosa dovevi fare, non potevi aspettare il terzo anno, perché magari rischiavi di retrocedere di questo passo, per cui ora era Sacrosanto intervenire sul mercato. Non lo so se Sakota sia stata la scelta giusta, lo vedremo. Soprattutto vedremo che idee avrà per modificare qualche cosa all'interno di questo gruppo. Prima ho detto Rivers, secondo me è stato il migliore acquisto. Lo penso, non è un fenomeno, va bene, non è un fenomeno. Però ti porta intimidazione difensiva tecnicamente è un buon giocatore, atleticamente per il nostro campionato è di ottimo livello insomma tra, i, tra quelli che sono dice vabbè ci voleva poco e gli altri non la tengano in mano è vero anche questo perché Anim, Burianaze, Robertson come è stato utilizzato insomma no, cioè parliamoci proprio molto chiaramente eh, però è stato, so, con, so, continuo a pensarlo, l'acquisto migliore non basta, evidentemente avenne preso uno bono a un pseudo bono su tutti, no, eh, questo è chiaro poi, 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 c'erano dell'altri, dell'altri dell'altri bits, aspetta eh, dell'altri bits. ho un problema tipo X 100, 200, 300 uno stonfo di bits. lo saluto, lo ringrazio di cuore, dice, ciao Edo, hai letto il piano di sviluppo della massima serie tedesca? secondo me è molto cruda ma efficace, budget minimo per l'iscrizione con aumenti obbligatori prefissati nel tempo, posti minimi nei palazzetti in relazione alla popolazione della città, progetto di espansione della Lega in altre città. Che ne pensi? È un modello mutuabile? Che ne pensi delle parole di Messina sulla LBA? Sono solo parole di circostanza? Allora, purtroppo secondo me sì. Ehm, nel senso che Messina normalmente non è uno di quelli che ha troppi peli sulla lingua il fatto è che ora c'ha altri problemi, cioè nel senso, ora deve gestire la situazione a Milano, per cui non, non voleva, secondo me, altre grane da dover, no? Se la situazione di Milano fosse stata più tranquilla, più rosea, probabilmente lui non è uno che te la manda troppo a dire le cose, no? Avrebbe detto cose diverse. Però in questo momento qui non ha voluto begh. Io l'ho vista così, poi magari non è vero, però io l'ho vista così, l'ho vista molto come dichiarazioni di eh, la, la serie A è in crescita, è me meglio ora di prima. Cioè, ok, non gli ho dato troppo peso, ti dico, ti dico la verità. Invece, sul discorso tedesco, io ho letto qualcosa, confesso di non aver approfondito troppo. Quindi un giudizio definitivo non te lo posso dare, però ho letto qualcosa nell'ultimo periodo e l'unica cosa che sono riuscito a pensare pur senza approfondire è stata. Ci hanno un'idea. Cioè, hanno una direzione, va bene, hanno un progetto definito, stabilito. Poi si può discutere, può essere, beh, si poteva fare meglio, ci potevano essere ulteriori idee, si, ci, si, si può criticare una cosa o un'altra, si può cambiare, però quantomeno hanno dato una direzione. Cioè, hanno detto, noi abbiamo un piano, il piano è questo, poi vediamo come va. E eh, io questo vorrei. Il, la critica principale che faccio alla, alla Lega Basket eh, è, è questa. Il fatto di non, non dare, no? non essere riuscita, quantomeno fino ad ora, a dare un, un progetto definito, un'idea. Un un, un, puntiamo a quello. Poi magari non ci arriviamo, poi magari non ci riesce, però puntiamo a quella cosa lì. Cioè, faccio un esempio stupido, va bene? Si parlava all'inizio di questa cosa, de, dell'iniziativa che hanno lanciato, il basket non si ferma. Per quanto un po' opportunistica, cioè non è che proprio m'abbia... Però... Ci poteva anche stare, no? Sei uno sport, un movimento che deve crescere, che deve quindi anche andare a rosicchiare, tra virgolette, utenti appassionati, tifosi e interessati da altri sport, sfrutti opportunisticamente il fatto che il calcio è fermo e quindi sì, la gente guarda i mondiali, però magari qualcuno può essere anche interessato nel frattempo a appassionarsi, a vedere altre cose. Ci può anche stare, secondo me non è questo il modo di... Attrarre nuovi, però ci può anche stare il fatto è che voi mi dovete dire al di là del hashtag il basket non si ferma che cosa prevede questa iniziativa. Io ci ho provato a capire che cosa, cioè il fatto di mettere in tutti gli articoli nei post hashtag il basket non si ferma e il fatto di farlo dire alle telecronache. E poi basta, io non ho. Secondo me, non, non c'è stato altro, eh, cioè, capito è un po' poco sì, hai notato che il basket non si è fermato mentre il calcio sì ok, l'hai notato e me l'hai fatto notare però, ecco, questo un po' è quello che, che recrimino io poi ci mancherebbe altro cioè, siamo tutti amici e, e io gli voglio un gran bene loro a me no ma insomma, capito eh, que, questo è un po' per cui ben vengano delle realtà tipo quella tedesca che hanno un'idea provano cioè, ok, abbiamo un piano il piano è questo poi magari a metà del colpo in banca ci arrestano tutti perché il piano non ha funzionato e ok, però no, questa è un po' la, la questione. Poi, 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 si dovrebbe essere arrivato... no, non è vero mai, c'erano degli altri Beats, aspetta eh, c'erano degli altri Beats, eccoli qua, di Maurizio16, che saluto e ringrazio 100-200 Beats, dice «Ciao Edo, che ne pensi di questa Gevi Napoli? Rispetto allo scorso anno la vedo meno squadra e meno compatta». È un po' il problema di questa Napoli, che ha, secondo me, molto più talento rispetto anche della squadra dell'anno scorso, ma anche rispetto a... Non ti voglio dire tutte le squadre del nostro campionato, perché non è così, ma alla media delle squadre del nostro campionato, Napoli sta sopra dal punto di vista del talento vero e proprio dei singoli, però poi a livello di compattezza a livello di amalgama a livello di chimica e ancora siamo un po indietro nel senso che Jory Williams spesso è il migliore in campo, ma altrettanto spesso gioca tanto per i numeri personali. Eh, Robertson, eh, sì Robertson, eh, Robert Johnson per ora non niente, cioè nel senso tirato, buon tiratura sugli scarichi, ma non è quello il mestiere suo. Eh, Jordan Howard in uscita dalla panchina da tanto, forse è l'unico che veramente fino in fondo ha rispettato le aspettative però non, può, non è stato preso per fare il salvatore della patria, non può, non deve farlo. Elijah Stewart, mm, per ora, mm. Devin Davis, l'ho capito poco anche come acquisto, fa il suo, ma non, non è il giocatore che ti può spostare gli equilibri della squadra. Il pacchetto italiani ci prova, mi sembra quello un pochino più coeso, ma eh, fa, fa il suo, non di più. Chi ci è rimasto, Micinò e non mi garba anche abbastanza ti dico la verità però eh, fa fatica per ora a, a, a legare insieme un po' il tuo, cioè vicino dovrebbe essere la, la panna, va bene? Quando uno non sa cucinare, tipo il sottoscritto, eh, metti un po' di ingredienti, poi a un certo punto ti rendi conto che non sta funzionando niente, perché quello che doveva venire fuori non gli assomiglia neanche di per scherzo, e allora ci bordi un pacchetto di panna, perché la panna eh, no, fa, fa sugo, cioè la panna e anche le... le peggio cose che tra di sé non c'è la panna, fai saltare un po'. e sembra, sembra quasi sempre tutto voluto, va bene? Micinò è la fanna però eh, la ricetta poi non, non è proprio da, dal ristorante stellato è più facile ti faccia venire la gastrite ecco, questo è un po' perché perché il mio cervello fa queste connessioni mi, mi, mi dispiaccio alle volte di queste cose, però questo è quello che penso in generale di Napoli eh, ho talmente tanta stima del duo in panchina buscaglia Fancotto, che credo che se c'è una possibilità di tirare fuori un gruppo da questa squadra, loro sono due degli indiziati principali a riuscirci. Però per ora la strada è ancora abbastanza lunga. Questa è un po' la mia, la mia idea. Però, non nella carbonara, no, ci mancherebbe altro. No, no, no. Tra l'altro, ti vi. vi, vi e eh, pure nei crocchini, Dega. Infatti, pensavo anche a quello l'altra sera. Siccome siamo a corto di crocchini, io ci allungo un po' di panna, però, eh, no, eh, ho avuto paura di ritorsioni nel sonno. Perché tra l'altro hanno un'azienda loro, secondo me loro nessun, nella notte hanno un'azienda di, non lo so, di contrabbando di qualcosa, perché è tutto uno sviaggio in su e in giù per la casa, capito? mentre io provo a dormire, tutto hanno proprio una, una lavorazione importante da tirare avanti. E quindi, ma comunque, eh, si interverrà sul mercato? Per ora credo di no. In base a quello che si dice, per ora non sembra essere quella l'intenzione, anche perché è per, insomma, la, 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 il talento vero e proprio c'è, non è che la squadra ha bisogno di qualcosa. Bisognerebbe più lavorare sulla chimica di gruppo, però quella non la puoi comprare. Per cui per ora credo di no, chiaramente poi molto la farà la classifica, perché se la classifica comincia a essere no, impegnativa, allora magari lì... Li... però vediamo tra un po'. E poi c'erano dei messaggi riscattati, giustamente, no? A, a, a un'ora di... Eh, tra eh, messaggi, messaggi riscattati. Ma poi, scusa, miedo con l'NBA te dormi anche poco. Forse è quello che mi frega. Che andando io a letto a orari strampalati, loro quello che dovevano dormire l'hanno belle dormito e a quel punto lì c'hanno l'azienda da mandare avanti. Forse è proprio quello che mi frega a me. Tra l'altro... C'è questa cosa strana che a uno dei due gatti, cioè quello vicino, eh, no, no, non gli puoi cioè, io devo tenere la televisione al minimo quando guardo la altri, perché i rumori forti im impazzisce attacca, corre in su e in giù impazzisce, e quindi io sto diventando anche sordo, oltre che cieco perché devo tenerla proprio a dei livelli minimi che io sto lì a cercare di capire che dicano e e no? questo per le partite a volte è quasi un bene dipende chi c'è in telecronaca ma insomma ehm, questo C'erano dei messaggi riscattati, si ricomincia da quassù. Pietro Tassini, arriva un investitore straniero a vedere la Serie A, che conosce a malapena Milano e la Virtus. Come lo convinci a metterci sordi? Che, lo porti, che partite lo porti a vedere? Cosa gli racconti? Che idee gli dai? Un saluto, buon mercoledì, a presto. Allora... Eh... È un investitore che vuole però investire sulla singola squadra o che vuole? Perché io cercherei di dirottarlo su un investimento più generalizzato. Cioè, cercherei di rilevare un po' tutto, tutto l'ambaradan. Nel senso che direi... Guarda che questo, questo giochino qui, a questo popolo qui, gli garba. Gli garberebbe. Cioè, proprio secondo me, gli manca un lungo da stiantare. Ma, ma a parte quello, sopportati per questo gioco qui. Gli interessa, gli garba. Perché io ti do l'esempio della mia città, dove per tanti anni, fino a che c'è stato, questo giochino qui ha tirato un sacco di gente. Il problema è che... I vertici ora come ora, eh, dici, eh, no? Cioè, te hai tanti sordi e eh, eh, magari no? Io penserei un po' più a questo e eh, eh, cercherei de dei personaggi particolarmente illuminati da poter mettere alla direzione del movimento per cercare di portare a qualche idea nuova. Perché le cose che muovono in questo senso sono le idee e i sordi. Per il momento ci mancano entrambe. Quindi, no? Porti un po' di persone che hanno un po' di idee. L'investitore straniero mecenate mette i soldi, e magari nel giro di qualche anno la nostra serie A, un pochino quanto niente, no? non lo so e poi dipende anche il, 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 il settore di investimento perché metti che invece è un, un grande imprenditore dal punto di vista edilizio allora dico bada qui ci sai i nostri palazzetti e reggano l'anima con denti se te cominci ti fai da uno e piano piano si investe nel rifare e allora poi l'infrastruttura non solo dà lavoro ma porta anche nuova linfa nuovi investimenti gente che magari all'interno del nuovo palazzo ci può mettere dei negozi delle capito? Per fare un attimo quindi bisognerebbe vedere se fosse invece lo sceico di Minnesota famoso sceico di Minnesota eh, chi ha visto il film sa come finisce con lo sceico di Minnesota poi eh, c'erano degli altri messaggi riscattati Andre Hap che saluto che dovrebbe essere anche se non ho saltato un abbonamento No, com'è che ho saltato un abbonamento? Ah, Davide Rom 88, ringrazio Raffaele. Davide Rom 88, 24esimo mese, due anni interi, io non me ne ero neanche accorto. Avevo saltato. Mi scuso, mi scuso, mi scuso. Lo saluto, lo ringrazio, dice: Ciao, sono, sono stagionato. Anni? Che cos'è che si stagiona due anni? Allora, nella mia ignoranza enogastronomica, secondo me due anni per il vino forse sono pochi. Sbaglio? Sai, non lo so. Il formaggio, tipo il parmigiano. Eh, vedi, vedi, il, formaggio, il parmigiano. Due anni è un buona, una buona stagionatura di, 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 di parmigiano. Bene, 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 bene. Sono contento. Eh, poi dice dice Andre Hap eh, visto che questa settimana non c'è stato il video regalaci questo pagellone alle 15.30 no è passato troppo tempo non si può fare il pagellone non si può fare però sfrutter rigirerò la tua domanda andandomi a fare di male di, di per quanto so che ci arriveremo e quindi evito e lo fo da me e facciamo i pronostici per la pro perché ormai siamo già dirottati sulla prossima giornata come oh fai a fare il pagellone di una, di una settimana fa fa è troppo in là, però ora si piglia il calendario e si fanno i pronostici della decima giornata, sapete che cosa vuol dire die dieci giornate? Vuol dire che ridendo e scherzando e infortunando una serie di giocatori siamo arrivati a un terzo di stagione, a me mi pare cominciata ora, capito? Invece siamo già a un terzo di stagione. Allora, Venezia in casa contro Brescia dopo la vittoria in coppa che riguarda anche Brescia, però insomma di Venezia, ehm, penso che la Reier in casa sia pronta per provare a dare un minimo di continuità e dico Reyer. Napoli contro Trento, se giocano entrambi Flaccadori e Spagnolo, dico Napoli. No, a parte gli scherzi, penso che Napoli in questo momento abbia più bisogno della vittoria e quindi più senso di urgenza nonostante le difficoltà, i problemi. Gioca in casa, pubblico napoletano spesso fa la differenza in questo senso. Secondo me Napoli può tentare di fare il colpo, perché di colpo si tratterebbe. Tortona in casa con la Dinamo. Secondo me Tortona ne esce, anche se. La Dinamo è in crescita per quanto ci siano dei problemi, secondo me particolarmente evidenti. Poi, magari, se volete ne parliamo. Dico Tortona, Milano, Reggio Emilia. Dico Milano al di là di tutto. Sarà l'occasione di vedere la prima di Sacota, ma insomma, dico Milano. Pesaro, Varese. Eh, Questo, secondo me, è la, la, il big match di giornata per quel che mi riguarda. Sarà una bella partita. Probabilmente dico Pesaro perché Varese potrebbe risentire dell'assenza di Reyes. Treviso, Verona: eh, eh, qui è un problema. Potrebbe farcela anche Verona. Sono due squadre in, in grossa difficoltà al momento, eh, quindi una, una situazione, una partita drammatica. Potrebbe farcela anche Verona fuori casa. Eh, Virtus Bologna, Scafati. Dico Virtus Bologna. Trieste in casa contro Brindisi, dico Brindisi ma non sono convinto per niente. Eh? Questo, questo è il, il discorso. E eh, vedi gente che intanto chiedeva che io dicessi il contrario e eh, non lo so che cosa ho detto rispetto a quello che, però, eh, oh, ci ho, ho, ho provato. Ci ho provato. Eh, poi, poi, poi. Dice Devin Bucher, Buon pomeriggio, Edo. Ma secondo te, com'è possibile che spisso in nazionale, sia Steph Curry e alla Rayer, non incide? Quale dei due volti di spisso è quello vero? PS, premetto che ho visto solo la mia brindisi, ma non capisco come mai la LBA non ha messo Reed nel quintetto di giornata. Ha fatto 28 punti. Per me, sarebbe addirittura da MVP. Eh, io non ho capito com'è che. Perché. Eh, non vorrei dire una boiata estrema, ma credo che eh, i, i quintetti di giornata, gli MVP, loro li eleggano tramite votazione sui social. E Quindi spesso no, cioè, nel senso, chi, chi ha più tifosi in quel momento chi è, sta, sta più, cioè non, è, non è necessariamente meritocratica la cosa, credo. È eh, però potrei sbagliarmi su questo. Non ho, non ho, non ho idea. Ci stava Rid, secondo me, nel primo quintetto per la partita che ha fatto. Su eh, bella domanda. Essendo proprio dando proprio una lettura basic molto terra-terra, ti potrei dire che spesso ha giocato bene alla Dinamo con Gianmarco Pozzecco, soprattutto in nazionale con Gianmarco Pozzecco, soprattutto. E basta. No, non è esattamente così. Però è chiaro che con Pozzecco ha dato, secondo me, il meglio di sé. Perché Pozzecco ha un gioco particolarmente adatto alle caratteristiche di Spissu? No, secondo me no. È semplicemente un fatto di fiducia. Eh, Pozzecco e Spissu hanno un rapporto particolare. Spissu sa di avere la piena fiducia incontrastata da parte del suo allenatore in quel momento lì e si sente responsabilizzato e rende meglio. E questa cosa, secondo me, può venire fuori anche a Venezia, che è un contesto per certi aspetti simile a quello della Dinamo. Sono due delle realtà che lavorano di più anche dal punto di vista della formazione del gruppo. Eh, però chiaramente ci vuole un po' di tempo, bisogna che qualche cosa scatti nel rapporto anche con De Raffaele e con lo staff. Secondo me è proprio quello, cioè mancanza di quella spinta dal punto di vista degli stimoli, dal punto di vista del... No, de del sapere che in panchina c'hai uno che qualsiasi cosa succede crede in te fino in fondo, fino alla fine. E questo gli fa tanto per un giocatore molto sanguigno, no? come, come spesso. La vedo, la vedo in, questo, in questo modo. Eh, poi, poi, poi dice Paolo N999 vedo una storia su Instagram per ricordare la variazione di giorno, in realtà l'ho fatta perché a inizio settimana ho fatto la storia con tutta la programmazione con tutte le variazioni avrei dovuto farla anche oggi sono d'accordo con te, il fatto è che me ne scordo cioè non mi viene, capito e e, 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 e quindi non l'ho fatta però la, dovrei, la dovevo fare è vero, è vero eh, non so se magari mh, ha fatto qualcosa la fanpage, no, credo di no, la fanpage non l'ho vista. Però ecco, è colpa mia, è, è colpa mia. Faccio mea culpa in questo, in questo caso. L'ho detto una volta, ma capisco che una storia fatta, cioè di lunedì così, en passante. se uno l'ha beccata, non ci arriva. Cioè, no, è normale. Confidavo nelle notifiche di Twitch, ma sai, insomma... <ride> no? Twitch cosa deve fare come piattaforma? Mantenerti online e dire alla gente che ci sei quello deve non è che devi fare, delle... De... permetterti di stare là e avvertire la gente del fatto se una delle due cose viene meno, no, però vabbè. Poi, ehm, poi, 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 dice Redisle Hapex, aspetta che mi ritiro un su perché io scivolo che roba da chiodi, dice Redisle Hapex, ciao Ed, oggi volevo chiederti due cose, visto il recente viaggio del CT Pozzecco per parlare di Banchero? altro punto del titolo che ancora non si era toccato eh, sembra ci sia stato anche un colloquio che abbiano visionato a New York il giovane talento Grant Basile Ala in attesa di passaporto mi sai dire qualcosa in più sul giocatore? che margini ha di crescita? che ruolo potrebbe avere in nazionale? è un giocatore da NBA o Europa? la seconda domanda volevo sapere la tua sul progetto tedesco tripla doppia raddoppio del budget di ciascuna squadra e poi il messaggio non, non è finito ma penso che sia quello di cui si è già parlato prima ma quindi non, non, non ci rientro allora, Grant Basile i view maligni. Eh, nel web e non solo hanno detto... vedi, ora mi torna... perché com'è che Cip e Cioppe... dovevano andare in America... tipo Toto so -so e Peppino... quando arrivarono a Milano... Eh, per pe parlare con Banchero... Non, non potevano fare una call... non potevano no parlarsi... tramite perché andare proprio... e allora i maligni hanno detto... in realtà loro sono andati per Basile... e Banchero è uno specchietto per le allodole... per far parlare... Di della nazionale, della pallacanestro italiana, ma in realtà ci credono poco anche loro. Io non lo so se è così, F soltanto loro sanno se è così, va bene? Eh, di sicuro c'è che da questo colloquio con Banchero non è uscito niente di nuovo, ma io non mi aspettavo che uscisse niente di nuovo, cioè il comunicato che hanno tirato fuori è quanto di più scontato si potesse fare. Lo potevano tranquillamente fare, probabilmente l'hanno fatto il giorno prima e poi l'hanno pubblicato perché non c'è scritto niente. Banchero è un bravo ragazzo, vuole venire in nazionale, però ancora non si sa se ne riparla tra un po' esattamente quello che no cioè niente inutile niente, inusile, niente. Però è normale che sia così, eh, al di là di questo, e ci sarà da aspettare. Secondo me, se ne parlava anche ieri sera in live NBA fino al draft. Perché, in base a, a, a dove andrà Wembagnama, si capirà qual è il futuro degli Orlando Magic e se eventualmente daranno il nulla osta per Paolo Banchero. Per venire. Poi bisognerà anche vedere se lui effettivamente ha voglia o meno. Tuttavia, l'ostacolo Orlando Magic c'è, è importante oltre all'ostacolo Jordan Brand tutto il resto eh, Basile secondo me è un po un piano B io l'ho visto poche volte va bene quindi non voglio dare un, un giudizio affrettato nei suoi confronti mi sembra niente di così trascendentale si parla comunque di un giocatore che ancora si deve formare quindi andiamoci con i piedi di fiombo però mi sembra più un giocatore da, da europa probabilmente da italia nello specifico non ci vedo questo grosso game changer secondo me può diventare un buon giocatore per il campionato italiano spero che non abbiano intenzione di, di farlo giocare da centro perché secondo me non dovrebbe però sai, in Italia come vedi uno è un pochino leggermente più grosso di quell'altro, Poi po' centro, perché? Perché ci manca il centro. Eh, questo, ti posso dire questo al momento, poi vedremo tra un po' di tempo, eh, è stata una spedizione questa qui americana, eh, nata in maniera strana, Portata avanti in maniera strana e conclusasi in maniera strana, perché tra l'altro non dovevano andare, io continuo a chiedere, Pozzecco e Petrucci? Perché invece ora si parla sempre di Pozzecco e Trainotti? Com'è che Petrucci si è tirato indietro? Oppure c'è andato, ma non ce lo dicano? Che cosa è successo? Non lo so, no, vedremo, vedremo, forse si saprà magari, no? Non lo so. Mi è rimasto mefiondo ogni capo. Vedi tanto non era mefiondo, era bobanone che mi è rimasto ogni capo. Quindi, 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 quindi vuol dire che c'erano dei beats che sono che sono questi qui che proviamo a recuperare. Tommaso Cigi che risaluto e ri ringrazio. Eh, dice 100 beats. Prima di andarmene dovevo raccontarti due cose raccontate da mio padre in quanto da Baldo 19 non potrei saperle. Uno, L'ultimo allenatore straniero di Reggio fu Zare Marcoschi. Che non ricordo quale stagione, ma sicuramente più di 15 anni fa. Due, questa stagione finora ricorda terribilmente la stagione 2006-2007 con Pembert, Ress, Nihola da giocatore e anche allora vi furono clamorosi errori. E indovina come andò a finire la stagione? Detto questo, rinnovo i miei saluti. Allora. Mi è preso un colpo al cuore, perché io mi ricordo molto bene dell'ultima stagione di Markowski a Reggio, e, eh, però in effetti può essere che sia, che sia più di 15 anni fa. Questo significa che io sono molto vecchio, però eh, eh, ci sta, onestamente. Se consideri che 15 anni fa sarebbe il 2007-2008... Sì, eh, eh, ci, ci, ci sta, ci sta, eh, e quindi io sono molto vecchio e eh, questo ok, e mi ricordo anche molto bene di quella stagione con Mike Pemberty, Ress e compagnia. Quella fu una stagione nata sotto i peggiori auspici perché Mike Pemberty, fin da sub Mike Pemberty che eh, aveva giocato a Napoli, era stato trascinatore, era stato antesignano di Stephen Curry per la nostra pallacanestro, nel senso che era un tiratore folle. Da distanze siderali, in dei momenti incredibili, cioè era un giocatore che giocava una pallacanestro che, fatte le dovute proporzioni tra NBA e Serie A, era molto simile a quella che poi avrebbe giocato molti anni dopo Stephen Curry in NBA. no? E quindi quando arrivò a Reggio c'erano grandi aspettative. Lì cominciò tutto male perché si ruppe subito. E fu uno di quegli infortuni tremendi che mi ricorda tantissimo non dal punto di vista medico, ma dal punto di vista degli strascichi, degli effetti, lo stesso infortunio che subì Taius Sedni, altro grande protagonista dei tempi, quando andò a Roma. Cioè un infortunio che ti abita all'inizio stagione, che ti tiene fuori un po' e, e che la società è sempre lì che non sa, ma torna, non torna, si va sul mercato, non si va sul mercato, forse si è trovato uno, però forse torna, però allora aspettiamo, però poi tornò e anche quando ritornò però non era Mike Pemberty, non era Mike Pemberty, ma nonostante quello ogni tanto tirava fuori una partita da Mike Pemberty, e quindi non potevi neanche dire vabbè lo taglio perché non rende, perché ogni tanto te la vinceva da solo. Solo. È la cosa peggiore possibile perché eh, ti, ti, ti rende immobile sul mercato perché non sai mai come muoverti e finisce di solito male. Quindi va. Ora quest'anno non c'è neanche, tra virgolette, quella scusa lì, perché i giocatori protagonisti fino ad ora almeno non è che hanno avuto problematiche particolari, di infortuni, di cose. È stata proprio sbagliata, non che quella squadra lì fosse perfetta e avesse solo questo problema, però questo fu uno degli aspetti scagionanti in quel caso questo, quindi sì, però ora non so quanti anni ha il tuo babbo, ma il fatto che tu abbia 19 anni, se avesse gli anni miei... no, non può avere gli anni miei, dovrebbe essere più vecchio di me, però più o meno eh, non è che siamo tro troppissimo distanti. E poi... Paolo N999, cioè vedo, pensa, cosa pensi di Bajo? Mi sembra spesso spaesato e un po' soft. Poi mi pare che il problema della Virtus sia il blackout sistematico nella seconda metà di terzo quarto. Per me farà i playoff. E... Sì, secondo me avrebbe bisogno di, di giocare. Cioè, dal punto di vista atletico, è un giocatore per il nostro campionato importante, molto importante. E fisicamente è un 67 no vedi ci corre un po allora io sono 89 però diciamo che su questi ricordi qui ci, ci, eravamo comuni e si diceva di bajo dal punto di vista fisico e atletico secondo me è uno di quelli che per il nostro campionato è molto importante avrebbe bisogno di fare una stagione da 30 minuti in una squadra con ambizioni minori e allora tornerebbe poi eventualmente alla virtus da protagonista Ora si vede che gli manca ancora qualche cosa in termini di, di fiducia, in termini di esperienza. Eh, anche a lui gioverebbe poter avere magari più minuti in campo Teodosic perché gli darebbe dei palloni che roba da chiodi, però non c'è, non, non, non si può avere, e quindi lui è uno di quelli che ne risente di più, perché non è un giocatore oggi che in Eurolega possa crearsi un tiro da, di per conto suo dal palleggio, magari o in altre soluzioni. Quindi non è una bocciatura da parte mia definitiva. Però non è forse quello che serve alla Virtus in questo momento. Eh, certo, comunque i lunghi sono talmente tanti che alla fine quei pochi minuti te li può anche fare. Magari ti fa una striacciata che ti serve per il morale, magari tira fuori una giocata difensiva, una stoppata. È eh, una situazione interlocutoria, la definirei. Forse è soprattutto per lui che la Virtus è sul mercato dei lunghi in questo momento. Eh, anche secondo me farà i fly-off, però lo dico sottovoce perché non vorrei portar male, quindi... Fate conto che non abbia detto niente. Eh? Poi dice i Jack Parini: eh, Ciao, Ido. Pensieri su Mennion. Non si parla quasi mai di lui quando si parla di Virtus, ma in campionato sta dimostrando di poter essere il giocatore che vediamo in nazionale anche in un club importante come Bologna. Un saluto e un abbraccio. La, eh, il modo in cui stanno utilizzando Nico Menion alla Virtus quest'anno mi piace. Continuo a pensare che per lui sarebbe stata meglio un'altra destinazione tipo Brescia, di cui tanto si è parlato in estate, però, mentre secondo me l'anno scorso ha buttato un anno, Mennion, per i problemi fisici, ma anche una volta ritornato per come è stato gestito, c'era in parte la scusa del fatto che anche una volta tornato comunque non fosse al top, è inutile dirlo, quest'anno secondo me ha un senso la sua posizione nel roster, perché nel campionato italiano lui è uno da rotazione importante, che sia titolare o meno, ma ha da 20 in su minuti. Quindi ha un senso. E sta dimostrando di poter valere ampiamente il nostro campionato. Ma questo si sapeva. La vera sfida per Mennion è può essere un giocatore d'Eurolega? Perché se la risposta è sì, allora si può dare anche un occhio all'NBA, se no, probabilmente no. Intanto partiamo da qui: l'anno scorso lasciamo perdere, quest'anno sta dimostrando di essere un giocatore importante per il nostro campionato, magari il prossimo anno può avere un, un, un no. Vediamo, il prossimo anno cambieranno diverse cose alla Virtus, per, per forza di cose, anche anagrafiche, no? Quindi vediamo un attimo. Eh, ripeto, quest'anno, ok, mh, accetto, sono d'accordo, mi, mi piace come lo stanno utilizzando. Poi, Magnon a me piace in generale, ma quello è un, altro, è un altro discorso. E poi, e poi, e poi, e poi. Ehm, no! No, Raffaele, non è possibile. Non è possibile. Zare a Reggio nel 94 e 95. No, non è possibile. Io me lo ricordo. Io nel 94, oddio, io nel 94-95 c'avevo sei anni. È possibile, cioè ero senziente. È possibile. Ma quanto son vecchio, ragazzi. ma veramente? Ma io non devo stare su internet. Io sono troppo vecchio per internet. Vabbè. Dice Vennetta. Eh, Sereido, aver preso Bowman per la schiacciata e il passaggio sotto le gambe sembra un po' pochino, anche se domenica non mi è dispiaciuto, soprattutto in regia e in difesa. Reed, un ogni quattro, la fa da MVP. Dixon un po' avulso dal gioco, per fortuna c'è Risma, che penso sia la miglior presa, considerando che ha un pluriannale e con le aspettative con cui era arrivato. Infine, Dio e nessun quintetto con Perkins ha net rating positivo. Una volta diceva Scheck, se non dai da mangiare a, a, al cane, al, in inglese veniva meglio di così, e poi non, non pretendere che lui ti porti, no? Che ti difenda e che ti porti. E, eh, Perkins che non riceve palloni in attacco giocabili... Non fa nulla in attacco, anzi, fa poco, come si diceva prima, fa male e, e non ti fa niente in difesa. Che non è mai stato il suo punto forte. Il punto forte è sempre stato l'attacco. Ma quando era coinvolto in attacco, dava qualche cosa anche in difesa. Così è un problema. A me piace tantissimo il quintetto di panchina, tra virgolette, di Brindisi. Cioè, secondo me lì si è fatto veramente gli investimenti minori in, migliori in estate. Perché da Baillet, da Mascolo, da Rismo. Cioè, veramente ha un, è un quintetto che ha un'ossatura di squadra che può fare la semifinale. La semifinale, non voglio dire con ambizioni, perché quelle altre due sono più forti, ma la semifinale la può fare. E nel quintetto, però, abbiamo delle pro, dei problemi importanti quello di Perkins si diceva Bowman non è stato il giocatore che ci si aspettava almeno fino ad ora Harrison manca e Dixon o Eto'o non so chi, chi considerate titolare hanno deluso tutte e due e... è stato un po' questo il, il discorso probabilmente eh, io per Dixon un pensiero di sostituzione ce lo farei perché tra i due è lui quello che sta rendendo di meno e c'è bisogno di, di qualche cosa di diverso c'è bisogno di, di dare, no? perché se no veramente rischi di, di vanificare un'impalcatura della squadra che ripeto, secondo me dalla panchina è molto importante molto importante fosse cambiato allenatore poi me la, me la me risolverei così la questione di Perkins e però l'allenatore è lo stesso è solo un problema di playmaker, di playmaking, di palloni che non gli vengono dati perché Bowman eh, mi sembra strano. C'è qualcosa di poco, poco chiaro in questo, in questo senso. Poi. Eh, dice Nemesi 41, ci ho già parlato di Varese sono devastato per l'infortunio di Reyes, adesso si gioca in 7 più Ferrero, la società interverrà, secondo te il rimpianto Bortolani cresce, non sarebbe stato lo stesso ruolo, ma avevi un giocatore di rotazione senza dover prendere un gettonaro o passare al 6 più 6. Commenti sulla partita, come al solito ricordo i pronostici chiedendoti eh, anche se andiamo in Coppa Italia oppure no, allora, i pronostici li abbiamo già ne nefastamente fatti. Eh. Eh, ehm, lo ridico piano anche a questo giro in modo tale che potete tranquillamente fare finta di non aver sentito, secondo me sì, se ci va in Coppa Italia. Però potrei benissimo non averlo detto. E, mm, io non ho troppi rimpianti per Bortolani, ti dico la verità. Perché è vero che sarebbe, dal punto di vista regolamentare, sarebbe stato l'innesto perfetto che non ti sciupava un posto, che era un italiano comunque in crescita. Però. Eh, non, po non, non potevi chiedergli di fare quello che fa Reyes, potevi spostare in pianta stabile a quel punto Johnson da 4 perché negli esterni avevi Bortolani, questo sì, però, boh, visto anche quello che sta dando in questo momento a Verona, diamogli tempo, è appena arrivato per carità, però forse, forse se veramente l'intenzione sarà quella di andare sul mercato puoi trovare anche... Qualche cosa di meglio forse, ma ripeto: io aspetterei. Se ne è parlato all'inizio live. Io aspetterei, vedrei come si aggiusta questa squadra senza Reyes. Farei un po' di esperimenti e poi magari tra un paio di settimane cominci a andare sul mercato con un po' più di cognizione di causa. La sfrutterei in questo, in questo modo. Cercherei di fare di necessità virtù famosa. Ehm, sarò sordo anche se volevo sentire, dice Nicopelle. A 2818P, siamo sempre nei messaggi riscattati. Ciaoido, posso sponsorizzare i corsi di arbitri, dato che arbitri nuovi servono sempre? Assolutamente sì, i corsi sono gratuiti e provinciali e magari fanno scoprire un nuovo modo di vedere il basket a chi non ci aveva mai pensato. Vi dico la verità, ehm, è uno dei miei, tra virgolette, rimpianti. Nel senso che eh, io ho provato al altre strade, tra cui ho fatto il corso di allenatori, non ho mai fatto il corso di arbitro. Ormai sono troppo anziano per poterlo fare, non ci avrei il tempo, però tornassi indietro, probabilmente lo farei, per vedere poi, magari ti, ti, ti rendi conto da subito che non è la tua strada, e smetti che non ne fai di niente. Però potrebbe anche essere, no? Una cosa che. E poi sono d'accordo con te di arbitri nuovi ne abbiamo sempre bisogno. Nuovi e bravi aggiungerei. Magari uno scopre di avere un talento. Eh, è anche quello: cioè. Spesso si dice che l'arbitro no? è una cosa tecnica, è una cosa. Ci vuole talento anche per fare l'arbitro: il colpo d'occhio, il riflesso, la capacità anche di ricostruire l'azione. Sai quante volte gli arbitri mi hanno detto c'è un, un, un contatto, una cosa per cui istintivamente fischi sul momento, e poi, però, prima della segnalazione, in quella frazione di secondo, devi essere bravo a. Ricostruire quello che è successo perché non lo sai, cioè l'hai visto, ma non l'hai ancora immagazzinato. Hai fischiato, e tra il fischio e la segnalazione, un secondo, eh? Devi ricostruire quello che è successo e decidere. Se non, è, se non ci vuole talento per fare una cosa di genere, ditemi voi dov'è che ci vuole il talento. Quindi, questo poi. Ehm... Presente moderatore e arbitro a prova, dice, dice Samuele. Dice Tony Crippe: eh, Ciao, io da tifoso Reyerino, che ne pensi di Venezia? Cosa gli manca per fare il salto in alto e giocarsela con Milano e Bologna? Un po' di convinzione nei propri mezzi. Sembra poco. Dice: Vabbè, che ci vuole. No. Eh, spesso è la cosa che è mancata a, a tante grandissime squadre per fare il salto di qualità, quindi non è detto che ci riesca, anche se non è una roba che dice vabbè, la, posso, la, la compro e non la puoi comprare, o riesci a maturarla con le vittorie, stando insieme, formando il gruppo, passando anche attraverso periodi difficili, le sconfitte oppure no. Eh, in questo senso la cartina di tornasole può essere Spissu, eh, perché è quello che si diceva prima, no? cioè, nel momento in cui si vedrà effettivamente uno Spissu formato nazionale a Venezia, può essere che magari in quel momento lì la stagione fa click, e, e... perché poi sul campo, dal punto di vista tecnico, non gli manca niente. C'ha i lunghi, c'ha gli esterni, i playmaker, esperienza, tanti punti, difesa, atletismo. Eh, C'è un pacchetto di italiani tra i più forti in assoluto del campionato, che gli manca? C'è un allenatore esperto, una società solida, forse condizionatori condizionatori italiani cioè se non ce l'hanno ancora messi, ma per il resto non gli manca niente. Deve fare click, eh, io mi auguro che lo possa fare al di là di tutto, perché la Serie A c'ha bisogno del terzo incomodo e eh, per ora fa faccio un po' fatica a trovarlo, sto terzo incomodo, quindi speriamo. Poi dice Nicco Pelle, ciao Edo, commenti sulla passata giornata, il 32-0 di Milano può essere la scintilla? Mm, fosse arrivato in Eurolega sì, in eh, campionato secondo me ancora no, ci sono troppi punti interrogativi, questo non vuol dire che la stagione di Milano sia finita, anzi come si diceva prima è ancora lì nonostante tutti i problemi, quindi quando magari comincerà a tornare un po' di gente, comincerà a inserirsi, non abbiamo ancora mai parlato di Timoteo e Luavo Barrot, per esempio, no? Eh, quindi però Secondo me non basta una vittoria, seppur convincente, come l'ultima. Perché la Rayer fa fatica in campionato mentre cinque vittorie consecutive in Europa. Anche questo va nella direzione che si diceva ora, secondo me. Perché comunque in Europa, eh, diciamo, secondo me c'erano meno aspettative. Per il campionato tutti si aspettavano che la Reier fosse subito sotto a quell'altra due, pronta a insidiare. E quindi forse le aspettative, dal punto di vista emotivo e psicologico, stanno giocando in questo senso contro. Non lo so. È la, è la motivazione che mi do al momento. Come ne esce Varese dalla sconfitta? Che bella atmosfera a palazzo! Ne esce bene. Ne esce bene, ha giocato comunque una buona partita da Varese anche contro un avversario che in quel momento lì cioè, era di un, di, di un altro livello. E poi Markel Brown ha giocato una partita che è roba da chiodi. Quindi, secondo me, la cosa più brutta per Varese dell'ultimo periodo è dell l'infortunio di Reyes. Non c'entra la sconfitta di, di domenica, anzi, è stata una di quelle partite che ti rafforzano in un certo, in un certo senso. Dice allora 19. Per quanto riguarda Campasso, se oggi firma con Real Madrid, la tassazione sul suo reddito sarebbe del 45%. Accordandosi la prossima estate le 5 mensilità percepite nel 23 all'estero lo renderebbero non residente secondo la legislazione spagnola, con un'imposta sul reddito di molto inferiore al 45. NB, firmasse adesso a Milano con contratto biennale, almeno sarebbe già sottoposto agli sgravi fiscali della legge rientro cervelli, per capirsi, grazie alla quale sono stati firmati e poi il messaggio al solito non è finito. Sì, è una ricostruzione più puntuale dal punto di vista legislativo e burocratico di quella che avevo fatto io, ma più o meno è la stessa cosa. Il problema è che da quello che si capisce eh, lui non ha intenzione di, di venire per più di qualche mese mh, fuori da Madrid e Milano, tra le altre, lo vorrebbero per, per un paio di, di... Ah, finisce dopo grazie a Nemesi41 grazie a quale sono stati firmati Teodosio e Bellinelli in Virtus e grazie alla quale l'offerta netta di Milano quindi quello che va in tasca al giocatore era superiore di quella fatta a Davis dal Barcellona che invece aveva un lordo superiore Davis essendo in Spagna da 8 anni non poteva più avvalersi dello sgravio fiscale c'è poi anche tutto questo tutti questi discorsi sui quali noi spesso no, ignoriamo l'esistenza ma che incidono parecchio sull'andamento delle casse, delle squadre e quindi delle stagioni no? Eh, nel caso di Fahundo, ragazzi, incide, però al di là di quello c'è proprio l'idea de 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 del giocatore. Pare che a settembre vuole giocare nel Real. E quindi questo ha fatto tirare indietro tutte le altre big, quasi tutte le altre big interessate. E lo posso anche capire, eh? perché comunque un investimento del genere fatto per pochi mesi. O ti dà la garanzia di poter vincere l'Eurolega? E allora uno ci pensa, ma siccome questa garanzia qui non te la può dare nessun giocatore, quasi nessun giocatore, eh, 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 ci, ci penserei anch'io a fare un investimento così importante su un giocatore che tanto sai comunque che a giugno se ne va. Poi si può giocare sul discorso di dire io lo piglio fino a giugno, magari va tutto bene, lui fa la stagione della vita, eh, trova un ambiente che lo accoglie in maniera fantastica, vince l'Eurolega e allora cambia idea e rimane, però è difficile, è difficile, normalmente quando si fa un investimento del genere vuoi scritto nero su bianco che questo almeno due anni ci sta e poi magari c'hai anche un'opzione per il terzo. Quindi questo dice, 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 dice sempre allora, ah era sempre il solito messaggio e continuava, io lo, lo spezzettà me ne scuso, dice la problematica di Campasso sono i 2 milioni e mezzo che deve al Real, derivante dal buyout NBA quindi sicuramente firmerà adesso alla Stella Rossa e in estate tornerà a Real senza questi 2 e mezzo, secondo me Milano, forte della legge appunto che garantisce lo sgravo fiscale, sarebbe intervenuta davvero nella contesa, non dico sicuro l'avrebbe preso, ma credo l'interesse sarebbe stato reale, mentre adesso secondo me è stata speculazione giornalistica, a i due e mezzo che ballano hanno firmato Milano. Ti dirò, ti dirò, ci sta, ripeto, probabilmente la verità la si saprà. Tra anni forse se si saprà, però secondo me è, è, è più forse la questione di tempistiche che ha bloccato le trattative in generale, non solo di Milano, anche di tutti quell'altro. Perché i due, me è chiaro: due milioni e mezzo, ragazzi, so ora al di là di tutto, cioè non è che si parla di noccioline, però hai la possibilità di firmare un giocatore che onestamente in Europa ti fa la differenza. Per cui, se ce l'hai, di sicuro? No? Un pensiero ce lo fai. Ci deve essere però delle garanzie maggiori, che in questo momento forse Faundo non dava. È un peccato. Ma penso che questo conoscendo, conoscendo un po' gli ambienti, lo pensino sia i tifosi di Milano che anche quelli della Virtus prima rivale in assoluto. Perché secondo me anche loro avrebbero voluto vedere fa, almeno alcuni fa in Italia a Milano. Ragazzi sarebbe stata una finale fa uno campasso contro Milos Teodosic. Cioè, onestamente, parliamo di sì chiaro. Ancora non è finita del tutto. Però, anche secondo me, l'epilogo a questo punto, per troppi motivi, sarà la stella rossa. Con tutti i ma e i se e i però del caso, eh. Dice Raffaele, eh, ricordando che sabato sulla fanpage uscirà il pagellone di Eurolega, ne approfitto per chiedere il pronostico più difficile della storia. Domani Partizan contro Stella Rossa. Chi vince? Secondo me la Stella Rossa. Eh, io spero solo che non ci saranno casini fuori dal campo. Partite toste anche per l'italiana, entrambe in trasferta a Atene. P.S. Ti propongo un Pölten perché il giocatore proposto oggi credo sia stato messo per errore e c'entra molto con il basket europeo e gruppo di recupero. Ah, e allora, allora, allora lo facciamo in chiusura, visto che siamo in chiusura. Facciamo un. Però, però Raffaele non può rispondere perché, chiaramente, avendolo già fatto, se no è, è capito. Oh, ma. allora il giocatore è questo, però il ciuffo, il ciuffo, ragazzi, il ciuffo. Cioè, il ciuffo per me è, 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 un, è da uno di quelli del titolo di questa live, potrei sbagliarmi, ma secondo me il ciuffo è, è di uno di quelli che sta nel titolo di questa live, e Banchero non c'ha il ciuffo, quindi, quindi, eh, ma l'avevo visto o non l'avevo visto il ciuffo? Guarda, Bala, non ho neanche avuto bisogno della chatte. Allora, l'aiuto di Raffaele, devo dire che è servito perché già mi ha orientato. Ma il ciuffo... Penso che, che mi avrebbe già dato il ciuffo, ragazzi. Poteva essere soltanto lui o Reyes dei tempi. Non Reyes di Varese, Reyes dei tempi, con quei ciuffo lì. Bene, bene, bene. È durato poco, però, eh, ragazzi. I capelli, i capelli L'altro eh, giorno hanno messo, se vi capita, fatelo. Eh, hanno messo sull'Instagram dei Cleveland Cavs eh, il bicchierone Jarrett Allen che faceva un giochino cioè gli facevano vedere in un cellulare degli spezzoni di capelli di altri giocatori, cioè dei pezzettini della capigliatura di altri giocatori. E lui doveva indovinare chi erano. Ve lo giuro, non posso farlo ora perché l'ho già visto, però non vi direi una bugia. Vi giuro su quello che volete che io l'ho azzeccati tutti, tutti. Dalla, dal singolo capello io l'ho azzeccati tutti perché ho onestamente un'esperienza del settore importante fatelo, se, se vi capita andate sull'instagram dei Cleveland Cavs e fate questo, questo test questo eh, conosci Dribble? no, non, non, so, non so che cosa sia non so che cosa sia quindi è meglio il bicchierone, esatto alle ah, 23 M io cioè, ti volevo chiedere che ne pensi dei 6 punti in classifica di Trieste, per me ha ah, uno dei roster peggiori della Serie A e nonostante questo è decima, e avendo affrontato già Milano Virtus Reyer, l'unica cosa, peccato per la partita persa con Brescia in casa di uno. C'è speranza per i playoff? Per i playoff non mi allargherei, sempre meglio volare bassi e poi rimanerci bene che non il contrario. Però ti dico, io rimarrei sorpreso se a fine anno Trieste fosse coinvolta nella lotta a retrocessione. Rimarrei sorpreso, perché secondo me c'ha qualche cosa di più rispetto a quelle squadre che probabilmente ci finiranno. E eh, uno dei nostri peggiori della Serie A... Non so così convinto, soprattutto dopo l'aggiunta di Ruzier, secondo me se al posto di Gaines fosse stato preso un, gio fosse stato preso, sì, un giocatore più 3, più, più fatto e finito, eh, un 3 fatto e finito, magari anche più difensore, sarebbe stata una, una buona squadra, veramente buona. Un gains altera un po' gli equilibri, però ecco, andiamoci cauti, andiamoci nel senso, secondo me ha tutto per fare una buona stagione, e io lo auguro a Legovic, perché lo sapete, giovani allenatori italiani, speriamo, sper se ne ha un gran bisogno. Eh, dice Nemesi: Devi trovare un giocatore per collegare i due dati. Dacci un occhio quando hai tempo. È divertente, e richiede molta conoscenza anche passata. Una che mi ha fatto morire era Kerr. Kerry. trovare un giocatore che ha calcato il parquet con entrambi non è stato facile. Ormai, però, devo sapere qual è la risposta. Un giocatore che ha calcato il parquet con entrambi. Quindi ci vuole uno vecchio per forza, perché se giocava insieme a Kerr e poi ha giocato anche di qua, chi può essere stato? Probabilmente Kerr dei tempi degli Spurs, che ha giocato anche con gli Warriors, perché Kerry ha giocato solo con gli Warriors, quindi deve essere stato un, un vecchio degli Warriors. sai ora me lo devi dire, è Nemesi 41 per forza, perché se no non si chiude la live neanche a stiantare chi può essere stato? David Lee ma David Lee non c'era eh, forse David West per davvero, ha ragione Jack Parini forse David West per davvero perché David West ha giocato sia negli Warriors che ai tempi forse anche con Kerr altri Zazza è troppo giovane Zazza è troppo giovane Bogut è troppo giovane probabilmente David 2 ci, ci stiamo andando quantomeno vicino e sai va saputa ora questa cosa e si scoprì che Nemesis era uscito dalla chat e quindi non ci avrebbe mai risposto non lo so ragazzi non lo so non lo so però ci potrebbe stare David West, sono sincero. Ci lasciamo con questo dubbio, ci lasciamo con questo dubbio che però io andrò subito a indagare ora. Stephen Jackson. Eh, ma Stephen. Eh, però, anche Stephen Jackson ha fatto sia gli Spurs, sia gli Spurs. Eh, vedi? vedi, 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 vedi. Era proprio Stephen Jackson nell'ultima stagione da, da. Da Captain Jack a San Antonio. E poi invece aveva fatto. Eh, eh Potrebbe essere l'anno da Ruhi nel 2009. Eh sì. Mi garba questo gioco, però non possiamo mai inserire anche il, il momento dribble nelle live perché già così durano tre ore. Quindi, se aggiungiamo il momento dribble al momento peltel e poi no, e capi capisci che e no, non finisce. Però, 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 no. Ennesimo trionfo di Raffaele. Esatto, esatto, esatto. Questo è. direi che, qui, che con questo possiamo chiudere appuntamenti stavolta facciamola un pochino meglio visto che ieri si è troncata di netto la live allora domani è festa va bene, non esce nulla venerdì esce un video se tutto va come dovrebbe che mi porterà un po' di problemi ma tanto ormai... Il Venerdì è eh, abitudine, un video NBA che mi porterà un po' di problemi, però è da un po' che lo voglio far uscire quindi penso che uscirà. Eh, sabato invece vedremo ehm, Romantico Vagabondo contro Andre Hap al torneo dei sub per sapere se Romanti o Vagabondo riuscirà nell'impresa perché per la prima volta forse da quando è campione parte sfavorito di arrivare a quota 6 esattamente come Raffaele e quindi cercare poi no, il sorpasso eventualmente la settimana dopo o seppure avremo un nuovo campione, non lo so basta, io intanto vi, vi saluto, vi ringrazio per esserci stati anche a questo orario incredibile e, e nefasto gruppo di recupero come il Solito si aggiorna stavolta sì. Settimana prossima, giovedì alle sei e mezzo. Eh? Ciao, grazie a tutti.